Anche oggi parlo delle intenzioni di voto degli italiani, poiché è stato reso noto un sondaggio che YouTrend ha realizzato per Sky TG24, il primo sondaggio dopo la rottura tra il Partito Democratico di Letta e Azione di Calenda. Ed il risultato del sondaggio è veramente sorprendente. Probabilmente Calenda, quando ha visto i numeri, deve aver avuto anche un piccolo mancamento. In effetti, forse molti di noi avevano sottovalutato che in precedenza i sondaggisti valutavano sempre Azione, cioè il partito di Calenda, insieme a Più Europa, il partito della Bonino. E noi, insomma, così semplificando, attribuivamo il risultato quasi esclusivamente ad Azione. Invece, YouTrend prima stimava appunto Azione e Più Europa assieme al 4,6%. Ora Più Europa è data all'1,6%, ma Azione non è più data al 3%, ma è crollata al 2%. E per Calenda questo sarebbe un vero e proprio shock. Naturalmente il calo di Azione sarebbe dovuto al fatto che gli elettori non avrebbero gradito lo strappo nei confronti del Partito Democratico. Ma stiamo parlando di una fuga del 33% dell'elettorato, insomma dal 3% al 2%, il calo è del 33%. Sembra un po' esagerato. E in effetti, sotto un certo punto di vista, sì, potrebbe anche essere considerato esagerato, però ragionandoci bene, le implicazioni di quello strappo, guardate che sono davvero serie. Allora, Calenda era riuscito a strappare a Letta un vantaggiosissimo accordo, il 30% dei posti andavano ad Azione e più Europa. E il 70% dei posti sarebbero andati al Partito Democratico. Era davvero una manna per Calenda, perché se diciamo valutiamo il PD intorno al 22%, significava attribuire ad Azione con più Europa un 6,6%, cioè il 30% del 22%. Una percentuale obiettivamente troppo ottimistica per il partito di Calenda. Va inoltre tenuto conto che più Europa non è realistico che superi il 3%, ma l'1% sì, quindi per la legge elettorale vigente aiuterebbe la coalizione, ma non porterebbe persone in Parlamento, il tutto a vantaggio appunto di Partito Democratico ed Azione. Ma c'è un aspetto che è ancora più importante. Ossia, l'accordo con Letta di fatto sollevava il partito di Calenda nel dover raccogliere firme per presentarsi alle elezioni. E questo è un fatto estremamente rilevante. Raccogliere migliaia, decine di migliaia di firme in questo periodo sarebbe stato particolarmente gravoso per il partito di Calenda. Quindi, insomma, l'aver fatto saltare quell'accordo ha posto Azione in una situazione più che imbarazzante. Deve adesso trovare un partito che sia già in Parlamento, accordarsi, quindi insomma, tutto per essere esentato dalla raccolta delle firme. Ma non è che ci sia l'imbarazzo della scelta, tutt'altro. Se escludiamo un accordo con Di Maio e Tabacci, rimane solo Renzi, Italia Viva, il minuscolo appunto partito di Renzi, che tuttavia si troverebbe con il coltello dalla parte del manico. E la coppiata Renzi-Calenda, insomma, dovrebbe almeno quella superare agevolmente il 3%. Ma obiettivamente, insomma, non avrebbe alcuna possibilità nei collegi uninominali. Ed arriviamo quindi, così davvero entriamo
a vedere questo sondaggio di YouTrend per quanto riguarda le coalizioni. E partiamo dal centrosinistra. Al momento la coalizione di centrosinistra è formata da Partito Democratico, quello di Letta, insomma, al 22,3%, Sinistra Italiana di Frattoiani ed Europa Verde di Bonelli, che insieme arrivano al 3,9%, più Europa della Bonino all'1,6% e Impegno Civico, quello di Di Maio, all'1,5%. Totale 29,3%. Il centrodestra invece è formato da Fratelli d'Italia al 24,2%, Lega al 14%, Forza Italia all'8,9%, Noi con l'Italia e l'Italia al centro, insomma Toti e Lupi, tanto per intenderci, allo 0,8%, UDC, Coraggio Italia, tanto per capirci Cesa e Brugnaro, allo 0,3%. Tra l'altro io non capisco perché il centrodestra non faccia meno di questi due pseudo partiti che, vabbè, a mio parere possono creare solo problemi. Comunque, in totale si arriva al 48,2%, insomma quasi 20 punti di distacco. Visto che la legge elettorale, come sapete, è in parte maggioritaria, ebbene, in una simile situazione si può addirittura ipotizzare che il nuovo Parlamento possa essere formato per il 70% da esponenti del centrodestra. Una maggioranza schiacciante, che permetterebbe appunto un governo sufficientemente stabile e poi anche la possibilità, vista appunto una maggioranza quasi bulgara, la possibilità addirittura di cambiare la Costituzione. Vabbè, prima di fare altre considerazioni andiamo a vedere le intenzioni di voto per i partiti che al momento perlomeno non fanno parte delle due coalizioni, cioè al momento appunto dovrebbero andare da soli. Partiamo dal Movimento 5 Stelle di Conte, che torna in doppia cifra al 10,6%. A seguire, attenzione, attenzione, Italexit di Paragone, che YouTrend stima sopra la soglia di sbarramento al 3,2%. Rimangono sotto la soglia di sbarramento, come abbiamo detto prima, Italia Viva di Renzi, al quale poi si è adesso aggiunto anche Pizzarotti, vabbè, insomma, comunque al 2,2% e Azione di Calenda, come dicevamo, al 2%. Aggiungiamoci infine Unione Popolare di De Magistris allo 0,7%. Da segnalare naturalmente che gli indecisi e gli astenuti sono, come è sempre successo in questi ultimi anni, il primo partito, essendo il 38,7% degli aventi diritto al voto, e quindi insomma le cose potrebbero anche cambiare. Che considerazioni finali si possono fare? Beh, la prima che mi viene in mente è quella di sottolineare l'ottima strategia della campagna elettorale del centrodestra, che consiste nel non fare campagna elettorale, perché vedete, ormai l'avversione della popolazione per la politica ha fatto sì che le strategie elettorali vengono completamente capovolte, cioè non vince più chi parla, al contrario vince chi sta zitto. E la Meloni, Salvini e Berlusconi, come potete notare, tengono un profilo basso, si fanno vedere il meno possibile e lasciano che nel centro-sinistra, si azzuffino. In questo modo il centrodestra guadagna consensi. L'altra considerazione è che la situazione nel centro-sinistra è davvero ingarbugliata, perché Renzi e Calenda insieme, infatti, dovrebbero superare, insomma, abbastanza agevolmente il 3%.
E quindi non è detto che abbiano convenienza a ritornare all'interno della coalizione di centrosinistra. A meno che Letta, per riaverli all'interno della coalizione, non sia disposto a cedere molto, ma così scontenterebbe, oltre agli attuali alleati, anche il suo stesso partito. Insomma, stiamo a vedere, sicuramente nei prossimi giorni avremo senza dubbio novità, e penso anche al momento assolutamente imprevedibili.